Sono usciti i 5 film candidati come miglior film per i Davide Zonatello e io mi sono accorto che industrialmente, beh, c'è qualcosa che non va. Buongiorno e benvenuti sul canale del vostro producer preferito. I Davide Zonatello sono i premi più importanti per l'industria cinematografica italiana, se possiamo definirla industria. Beh, avete fatto il conto dei 5 candidati e dei loro incassi al botteghino. Il film dei 5 che ha incassato di più è stato Pinocchio di Matteo Garrone, l'avete sicuramente visto tutti, siamo intorno ai 15 milioni di euro, è stato 6 settimane in sala ed è l'unico che industrialmente parlando ha raggiunto una cifra considerevole al botteghino e che secondo me merita di essere sicuramente premiato come miglior film italiano ai Davide. Dietro a Pinocchio troviamo per ben 14 settimane in sala, attenzione, il traditore di Bellocchio, che però va ben sotto ai 5 milioni. Già il secondo classificato dei botteghino dei 5 della cinquina dei David è a un terzo dell'incasso del film principale che è Pinocchio. E a meno della metà di questo incasso, siamo intorno ai 2 milioni, troviamo il primo Re che è stato in sala 4 settimane. Abbiamo poi a 1,64 milioni, una cifra assolutamente non considerevole, Martin Eden, fino a trovare con 4 settimane di permanenza in sala per 1,51 milioni di euro La Paranza dei Bambini. Ho preso queste cifre da Movietel.it, ve lo cito per correttezza, e questo mi ha lasciato abbastanza sbigottito. Sono andato immediatamente su un altro sito che è MyMovies.it per guardarmi un po' la classifica generale di tutta la stagione 2019-2020. Non erano presenti tutti i film che sono oggi ai David, ma mi sono fatto un'idea molto chiara di come stanno andando le cose a livello autoriale e industriale in Italia. E torniamo a Pinocchio, abbiamo detto che è il film che più merita a livello di botteghino, che il pubblico ha meglio apprezzato rispetto a tutti gli altri, l'unico veramente con un incasso dignitoso di quella cinquina. Beh, Pinocchio è il sesto classificato in tutto il box office, quindi un ottimo posizionamento anche rispetto a film americani. Tutti gli altri film vedremo ora, tra poco, gli italiani sono veramente sotto, tranne Zalone che è un discorso a parte. Ed è il terzo dei film italiani, perché prima di Pinocchio l'incasso migliore come secondo posto lo ha fatto Il Primo Natale, la commedia di Ficarra e Picone natalizia, che ha ottenuto l'incasso maggiore, sempre escluso Zalone, che lo metto tra i mostri sacri e poi vi spiego perché. Se andiamo a vedere il box office completo anche dei film americani, nella cinquina dei David il secondo film classificato è al 23° posto. È il traditore, 14 settimane per incassare meno di 5 milioni. Continuiamo poi a scendere con Il Primo Re e Martin Eden, 43° e 46° posto. Alcuni film non sono nella classifica di quest'anno, ma ho fatto il rapido calcolo con l'incasso rispetto a quelli posizionati con gli stessi incassi. Fino ad arrivare alla Paranza dei Bambini, che è 51°. Questo vuol dire che nella cinquina dei migliori film italiani dei Davide di Donatello noi abbiamo un solo film nella top 10 degli incassi italiani. Abbiamo poi un solo film che è tra il 20° e il 30° posto, quindi dal primo al 30° posto abbiamo solamente due film come incassi e che i restanti tre si classificano tra il 43° e il 51° posto. Ora la domanda è: abbiamo prodotto solo questi 5 film in Italia in questo periodo? Beh, la risposta è assolutamente no. Ve li vado a leggere. Tolo Tolo, Checco Zalone, 46,16 milioni di euro ancora nelle sale. È l'incasso più importante ed è in assoluto il migliore anche in barba ai film americani. Ripeto, anche in barba ai film americani. Ovviamente completamente ignorato dai David, perché i David sono premi fighi, mica vanno a commedie intelligenti come quella di questa volta di Zalone. Il secondo classificato italiano, l'abbiamo già detto, secondo e quinto nel box office principale è Il Primo Natale. Il sesto nel box office principale, quindi terzo italiano, è Pinocchio, che ripeto è quello che merita il David. E ora vi elenco tutti i film che hanno incassato di più rispetto al secondo miglior incasso dei David di Donatello. Attenzione. Me contro te. La Dea Fortuna, Odio l'estate, ancora in sala, Il giorno più bello del mondo, L'immortale, Hammamet.
Eccetto c'è, senza dubbiatamente o come si titola. Bene, questi che vi ho appena elencato velocemente hanno tutti incassato di più del secondo miglior incasso dei David. Andiamo a vedere, prima del terzo miglior incasso del film candidato ai David, quanti altri film hanno incassato di più. Vado con l'elenco. Figli, 18 regali, Gli anni più belli, Tutto il mio folle amore, Mio fratello rincorre i dinosauri, L'uomo del labirinto. Poi abbiamo appunto Il primo re, poi abbiamo Martin Eden, immediatamente dopo E vai, e poi prima dell'ultimo incasso della cinquina dei David, che vi ricordo essere La paranza dei bambini al 51esimo posto, abbiamo anche Tutta un'altra vita e Chiara Ferragni Unposted. Bene, mi scuso per la lista così lunga, spero siate arrivati fin qui a guardare il video, ma è abbastanza triste. Siamo davanti a una autorialità che cita se stessa e premia se stessa, senza nessun occhio alla fase industriale, a ciò che piace al pubblico, a ciò che il pubblico vuole vedere. Io posso capire che il film di Natale, sicuramente il film del giorno di Natale, non debba essere candidato ai David, ma ci sono commedie intelligentissime che hanno sbancato, hanno distrutto il botteghino anche rispetto agli americani, e parlo di Zalone, che meritava la candidatura. E ci sono film che hanno incassato talmente poco che mi dispiace, possono essere bellissimi, sono sicuro che sono belli, alcuni li ho visti e sono straordinari gli attori e straordinaria regia, ma non c'è un'idea industriale dietro quel film, non è stato venduto, non l'ha guardato nessuno, allora perché lo stiamo premiando? E quanti altri ve ne ho elencati altrettanto belli con incassi migliori? Allora qui la questione non è più della qualità del film o della qualità industriale. Come attiro io, giovane produttore, un finanziatore esterno? Come faccio quando io vado a parlare con i finanziatori e chiedo 50.000, 100.000, 300.000 euro e mi è successo? E mi rispondono, sì vabbè, ma poi questi incassano, perché loro guardano i 5 dei David che incassano 2 milioni e allora dicono, ma il tuo investimento quando mi rientra? E hanno ragione. Se noi non cominciamo già dai premi, già dall'apparenza, a far vedere che nel cinema conta l'arte e conta anche il pubblico, anche il botteghino è importante, non è una cosa brutta, se vendi sei bravo, noi non attireremo mai l'industria e non attireremo mai la vera meritocrazia nella industria cinematografica, l'investitore, il privato, quello che ci mette i veri milioni, così come negli altri paesi, ragazzi. E fatemelo anche dire, a livello autoriale, Pinocchio di Garrone, un classico, ha funzionato, è stato girato bene, è stato presentato bene, hanno messo bene gli attori, hanno fatto un ottimo lavoro col trucco, un film originale per l'Italia, ma se li merita tutti, dateli tutti a lui, se li merita tutti quanti. Ma Dio santo, Martin Eden è una storia di uno scrittore inglese scritta nel 1909, se non ricordo male, parla di un portuale di Londra, noi l'abbiamo riadattato a un portuale di Napoli, con uno straordinario, per carità, Marinelli, ma non può da solo tenere su una cosa del genere, non ha incassato niente, sta nei David, ragazzi. E Il primo re, per carità, film originalissimo, io l'ho apprezzato veramente tanto, ma perché non è stato spinto e sono stati spinti altri film che sicuramente meritavano meno del primo re, gli hanno fatto incassare solamente 2 milioni. Poi ti guardi Il traditore, che è bell'occhio, è stato per 5 milioni 14 settimane di spazio nelle sale. Ragazzi, c'è qualcosa che non va. Anche gli autori non possono uscire se continuiamo a far vedere che va avanti questo metodo, perché non è un problema di professionisti, sono tutti grandiosi i candidati, i registi, non è un problema di attori, ma che vogliamo parlare di Favino, di Marinelli, ma davvero, cioè, sono straordinari, è un problema dell'industria, non ce la dobbiamo prendere con gli artisti, ce la dobbiamo prendere con i produttori, i miei colleghi un po' più grandi, che devono avere un po' di idee nuove, altrimenti continuiamo a essere schiacciati. E ripeto, le idee nuove le trovate nel nuovo film di Zalone, che sta per uscire ora dalle sale perché ha terminato la sua vita con 46 milioni. Ciao. Andiamo bene, proprio bene. Cetto c'è, senza indubbiatamente. Come cazzo sentite?